un racconto autobiografico sul viaggio interiore di una donna di mezza età durante una lunga notte di pioggia liberatrice. Tra le gocce che colpiscono i vetri, la protagonista ripercorre la sua intera ed infernale esistenza, a partire dal primo vagito, intravedendo poi quell'incredibile luce oltre la ferita. Quando tutto sembra scomporsi, mille coriandoli, quando pure la speranza sembra un miraggio, alle soglie del mezzo secolo un miracolo inonda la sua vita di redenzione e di verità. Ma quanto ci ha sperato senza crederci più! E adesso strade impensabili si stanno incredibilmente aprendo davanti a me. Si intitola Dal buio della notte all'alba della vita, il nuovo spettacolo teatrale di Oasi di Parole e Musica, il quartetto composto da Roberta Arduini, autrice e voce recitante, e dai maestri solisti Paride Battistoni al violino, Jacopo Mariotti al violoncello e Diego Gasperi al pianoforte. Quelle gocce che colpivano i vetri con quell'eruenza, tanto d'apparire lo scroscio liberatore di questo mistero irrisolto chiamato vita. Roberta, come è nato questo spettacolo e di che cosa si tratta? Allora, premetto che tutti gli spettacoli che ho creato con questo format particolare, questa interazione di parole e musica tra voce recitante e musicisti sono nati da un percorso esistenziale, dal mio dolore, dalla mia vita tramutati in grazia, in humus, in terreno fertile che porta in salvo. E oggi sono particolarmente emozionata di presentare questo nuovo spettacolo perché è tratto da una storia vera, la storia di una sorprendente rinascita di una donna alle soglie del mezzo secolo, si ritrova a vivere questa rinascita sorprendente proprio quando tutto faceva credere il contrario, proprio quando anche la speranza sembrava un miraggio. Dove è stato girato il trailer? Il trailer è stato girato nella area naturalistica della Fondazione Oasi, questo meraviglioso lembo di terra, e colgo l'occasione per ringraziare il presidente della Fondazione Oasi, Claudio Balestri, perché ci ha dato la possibilità di girare in questo meraviglioso paradiso, diciamo, ecco. E colgo l'occasione anche per dire che non è semplice presentarsi sul palco nudi come alla nascita, con ogni nervatura scoperta, quindi fragili, ma credo che proprio nella fragilità risieda proprio la nostra forza, e quindi porto con me sul palco lo spettatore, anch'esso nudo, che rivede le proprie fragilità e sprofonda in se stesso, in quelle fragilità che ci accomunano e ci rendono fratelli, ecco. Paride, che genere di musica suonate in questo spettacolo? Allora, Roberta ha scelto i brani musicali e li abbiamo arrangiati per trio, violoncello, pianoforte e violino. E spaziamo dalla musica classica più conosciuta ai brani di musica pop d'autore e per arrivare alle colonne sonore più conosciute. Quali sono stati i riscontri del pubblico dopo aver pubblicato il video su YouTube? Dunque, i riscontri del pubblico sono stati molto molto belli perché abbiamo avuto recensioni di personaggi anche del campo dell'arte molto lusinghieri, e anche delle persone, soprattutto le persone comuni, che si sono commosse fino alle lacrime, perché poi Roberta ha reso molto con la recitazione travolgente gli argomenti che hanno colpito la mente e il cuore delle persone. E quindi si sono sentite far parte dello spettacolo. Potete seguirci sui canali social YouTube, Facebook e Instagram, dove potete conoscere le date degli spettacoli e seguirci dal vivo. E tutto ciò che hai piantato piangendo, tu possa sempre raccoglierlo, sorridendo.